governo dorme in piedi ed arriva sempre con 2 mesi di ritardo. Perché non è stato ancora approvato l'obbligo della terza dose per il personale sanitario che ha fatto la prima tra gennaio e febbraio? È una cosa incredibile. Non usa mezzi termini il governatore campano Vincenzo De Luca parlando con i giornalisti a Napoli. Se avremo senso di responsabilità e avremo un governo che non dorme in piedi, come continua ad essere il governo italiano, che arriva sempre con 2 mesi di ritardo. Lei mi sa spiegare per quale motivo si deve ancora approvare l'obbligo di terza dose per il personale sanitario? Siamo ormai a dicembre e il personale sanitario ha fatto la seconda dose fra gennaio e febbraio, è una cosa incredibile. Stiamo ancora a decidere sull'altra somministrazione a 5 mesi anziché a 6 mesi. Ma che cosa stiamo aspettando? La riunione del CTS, continuiamo ad avere modalità operative da ordinaria amministrazione. Allora, quello che sarà dipenderà dal tempo di decisione rapido del governo, che non ha decisioni rapide, diventerà dal senso di responsabilità dei cittadini. Uso della mascherina, vedo ancora qui tante ragazze e ragazzi che la portano come ciondolo la mascherina, appesa. La mascherina va indossata davanti alla bocca e al naso e dal completamento della campagna di vaccinazione. Ce la stiamo mettendo tutta, serve la collaborazione dei cittadini per evitare nuove chiusure e difendere l'economia, ha così concluso De Luca. Ce la stiamo mettendo tutta, se avremo la collaborazione dei cittadini usciremo dal Covid e difendiamo l'economia, altrimenti andremo verso le chiusure.